negozio è stato aperto da mio papà, da mia mamma, nel fine del 1945, prima di via Beata Giovanna, poi nel 1955 è stato trasferito qua. Cerchiamo di continuare la tradizione di famiglia. Sì. Voi abitavate sopra il negozio e quindi cosa succedeva? Succedeva che a qualsiasi ora venivano a suonare, mio padre era sempre disponibile a dare la roba alle 2, alle 8 di sera, a qualsiasi ora, era sempre pronto, insomma, c'era un servizio che si faceva anche in orario di chiusura. Che cosa chiedono? Quali sono le vostre specialità? Beh, le specialità più che altro sono i salumi, perché sappiamo che tenere tutti i prodotti di qualità, formaggi, vini, che abbiamo un assortimento vasto di vini. Qual è la forza di un negozio come il vostro? Beh, il cliente, perché il cliente non è un numero come in certi posti, c'è proprio questo rapporto, il dialogo con le persone che a volte si conoscono, si capisce cosa vogliono e ci chiedono anche dei consigli. Primo e unico per ora negozio Galleria d'Arte del Bassanese. Allora, chi ha dipinto tutti i quadri che sono in alto sulle pareti e cosa dicono le persone quando li vedono? Beh, li ho dipinti io veramente, non è molti anni che io dipingo e i clienti in effetti quando entrano delle persone ci chiedono chi è l'artista, che piacciono, perché a me una caratteristica mia è che mi piace molto il colore. Se vogliono acquistarlo possono anche acquistare un dipinto? Sì, se vogliono sì, certo, ne ho anche dato via qualcuno, più che altro li ho regalati.